Benvenuti a Space. Questo mese vi portiamo alle propaggini del nostro sistema solare, in questo posto, il pianeta nano, Plutone. Si è scoperto che è decisamente più strano di quanto ci si attendesse, con fenomeni inspiegabili di diversi generi sulla superficie. Abbiamo incontrato alcuni dei migliori esperti dei pianeti di ghiaccio per saperne di più. Da quando venne scoperto nel 1930, Plutone è rimasto un mistero. Prima venne definito pianeta, poi nel 2006 riclassificato come pianeta nano. Più ne sappiamo, più l'immaginazione di scienziati come Elliot Sefton Nash dell'ESA viene catturata. Una delle cose importanti da capire di Plutone è la scala reale delle sue dimensioni rispetto al Sistema Solare. Siamo venuti in spiaggia per illustrare la scala e la distanza. Se disegno il Sole come un cerchio di 30 cm di diametro, allora devo camminare per 35 passi per disegnare la Terra sulla stessa scala. Quindi il Sole è là, ed è di 30 centimetri. Significa che la Terra dovrebbe essere più o meno qua, e sarebbe di 3 mm, qualcosa così. Se dovessimo disegnare Plutone sulla stessa scala, dovrebbe essere di 0,3 mm, a un chilometro di distanza sulla spiaggia. Ovviamente non posso disegnare 0,3 mm, quindi disegnerò Plutone più grande. Se questo è Plutone, allora la sua luna più grande è Caronte, che è grande la metà. Ma Plutone ha altri 4 satelliti, Stige, Notte, Cerbero e Idra. Quindi il sistema Plutone è complesso, non si tratta solo di una roccia fredda, morta e ghiacciata. Gli esseri umani si sono avvicinati a Plutone per la prima volta nel 2015, quando la sonda New Horizons della NASA ha sorvolato il pianeta nano e le sue lune. Quello che ha fotografato era qualcosa di mai visto prima. Scienziati che lavorano sulla New Horizons come Bernard Schmidt e Tanguy Bertrand erano ammaliati. Erano di fronte a un mondo lontano che non somigliava ai pianeti rocciosi come la Terra o Marte e neppure ai pianeti gassosi come Giove o Saturno. Plutone è diverso. Quando New Horizons si è avvicinata a Plutone, siamo stati colpiti dalla sua topografia, perché ci sono delle montagne che culminano a 4 km di altitudine e c'è un immenso bacino che è a meno di 3 km rispetto al livello medio. E sono delle differenze topografiche enormi per un corpo piccolo come Plutone. I 6 gigabyte di immagini e misurazioni scientifiche rimandate sulla Terra da New Horizons stanno colmando le lacune della nostra conoscenza di Plutone. La squadra che scava nei dati sta scoprendo un mondo fatto di ghiaccio. Bernard Tanguy ci ha portato a un lago ghiacciato nei pressi di Grenoble e ha tolto la neve per permetterci di confrontare quello che vediamo qui sulla Terra con quello che è stato scoperto su Plutone. L'acqua ghiacciata qui è vicina allo zero, come su tutti i ghiacciai alpini, per esempio. Quindi è relativamente molle, scorre e forma dei ghiacciai. Su Plutone, invece, il ghiaccio è a meno 230 gradi centigradi ed è duro come una roccia. Quindi su Plutone è il ghiaccio che forma delle montagne. Le montagne di Plutone sono di acqua ghiacciata, screziata con macchie di metano gelato, mentre l'enorme ghiacciaio sulla sua superficie a forma di cuore è composto da azoto. Secondo gli scienziati, Plutone ha forti cicli stagionali. Questo spiegherebbe alcune delle insolite caratteristiche della sua superficie. All'equatore c'è un enigma, non c'è del ghiaccio volatile, c'è soltanto alla base acqua ghiacciata, rivestita da una sorta di fuligine nera che viene prodotta dalla fotolisi del ghiaccio dovuta ai raggi UV. Quindi c'è tutto un contrasto di colori tra le zone in ombra all'equatore e l'area luminosa a nord. Il ghiacciaio gigantesco d'azoto ha le dimensioni della Francia. Questo ghiacciaio, chiamato Sputnik Planitia, si pensa abbia meno di 1 milione di anni. Un'età decisamente giovane per gli standard planetari. Non c'è una spiegazione comune su come si sia formato e come si rinnovi. Conoscere Plutone potrebbe aiutarci a capire il sistema solare nella sua interezza. Per questo gli scienziati vogliono tornare a osservarlo da vicino.
Sarebbe fantastico poter mandare un lander per capire davvero da vicino le strutture e la mineralogia, ma anche per osservarlo sul lungo periodo, perché abbiamo visto Plutone solo in un istante della sua orbita, mentre i cambiamenti stagionali potrebbero rivelarsi molto dinamici se lo osservassimo per un anno. È curioso e dunque abbiamo giustamente voglia di simulare questo mondo, di fare esperimenti per provare a capire come funzioni. Perché se volete c'è un clima su Plutone, un'atmosfera, c'è del ghiaccio, ma non è la stessa cosa che sulla Terra. Che ci fosse un pianeta tanto dinamico a una simile distanza dal Sole non ce l'immaginavamo. Questo fa nascere domande supplementari, ma una missione spaziale che fa sorgere più domande di quelle a cui risponde è una missione compiuta. Solo pochi anni fa Plutone e le sue lune non erano altro che pochi pixel nei nostri telescopi, puntini misteriosi nella fascia di asteroidi oltre Nettuno. Adesso ne sappiamo un po' di più, ma non abbastanza. Lontano da Plutone, adesso la nostra serie è dedicata alle leggende dello spazio. Nel 2017 si celebra il 60° anniversario dello Sputnik, uno dei più grandi momenti legati all'esplorazione dello spazio. Nell'aprile del 61, Yuri Gagarin divenne il primo uomo nello spazio. Quando ripenso alla vita di Gagarin, ne rimango sempre colpito. Ha avuto una vita dura, veniva da una famiglia molto modesta. Era giovane, aveva 27 anni ed è andato nello spazio il 12 aprile 1961. Fu davvero un'operazione con un rischio totale ed era quello che ci piaceva quando eravamo là. Eravamo giovani, avevo solo 24 anni e mi sembrava straordinario, e lo era. Gagarin occupa un posto speciale nella mente degli astronauti e dei cosmonauti. Nella Stazione Spaziale Internazionale c'è un ritratto di Gagarin che guarda tutti gli occupanti della ISS. Il rischio, il successo e la faccia di Gagarin era simpatico. Era molto giovane, era figlio di un carpentiere di un piccolo villaggio, dunque era perfetto per Khrushchev. Era veramente la dimostrazione di quello che poteva essere un cosmonauta sovietico. Con questo è tutto. Potete vedere altri episodi di Leggende dello Spazio e restare aggiornati su tutte le notizie sull'universo sul nostro sito web euronews.com.